Gruppo Caviro, cooperativa agricola leader in Italia nel settore vitivinicolo, è il primo produttore di biometano in Italia da matrici agroindustriali. Ci può raccontare come funziona il processo di produzione del biometano nel vostro stabilimento? Noi nel maggio di quest'anno abbiamo inaugurato il primo impianto di produzione di biometano per upgrading di biogas attraverso una implementazione di tecnologia a membrane, quindi noi separiamo il biogas, che sappiamo già essere un componente con, nel nostro caso, abbastanza puro, da un 65 a un 70% di CH4 e quindi di metano, lo separiamo dagli altri effetti di impurezza, in particolare dalla CO2, anidride carbonica. Attraverso questa tecnologia poi passiamo a una fase di compressione dove noi arriviamo al biometano puro. La nostra produzione complessiva parte da circa 15,5 milioni di normal metri cubi di biogas che vengono trattati e che alla fine del processo divengono circa 10-12 milioni, a seconda delle fasi di utilizzo interno, di biometano puro. Quasi puro, siamo quasi al 96% di contenuto di CH4 e tutto il resto, a differenza del metano comunemente in circolazione, non è fatto da idrocarburi ovviamente, ma da altri piccoli componenti che mettiamo in rete. La rete è la SNAM che poi come veicolo la porta direttamente ai distributori ed entra già allo stato puro nelle auto che tutti i giorni utilizzano questo componente. E da cosa deriva questa vostra scelta così sostenibile? Beh, Caviro nasce come normale implementazione di un proseguimento di una filiera del mondo agricolo. Da sempre l'esperienza è quella di riportare tutto ciò che si può a valore, riportare, recuperare e quindi in qualche modo dare nuova vita a prodotti che fino a poco tempo fa venivano considerati scarti. A questo proposito voglio solo ricordare un dato, che nel nostro stabilimento di Faenza tutti gli anni entrano oltre 560.000 tonnellate di componenti che un tempo erano considerati rifiuti e finivano indiscriminatamente nell'ambiente, vengono da noi valorizzati, ricreati in altri prodotti, tra cui anche il biometano o energia elettrica o bioetanolo. E questi alla fine di tutto il processo lasciano solo come residui meno dell'1%, siamo a 3.700 tonnellate solamente che finiscono in discarica inevitabilmente. Cosa state facendo per rispettare l'agenda 2020? Ma Caviro anche in questo caso si è posta un po' all'avanguardia rispetto a tutto il settore, perché noi siamo una delle poche esperienze a livello nazionale certificati già sin da oggi in tutte e tre le componenti, perché abbiamo la GO, la garanzia di origine nella produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, quindi energia totalmente rinnovabile, che anche attraverso colonnine che abbiamo implementato nella nostra azienda riforniamo direttamente le auto e vendiamo all'esterno. Abbiamo in qualche modo raggiunto col biometano una capacità fonte quattro ruote, dati che abbiamo per poter movimentare 18.000 autovetture all'anno con la nostra produzione, e infine proprio recentemente abbiamo ottenuto anche la certificazione di sostenibilità con il bioetanolo, un componente che processiamo tal quale e vendiamo alle industrie petrolifere per essere miscelato in benzina, o da qualche giorno addirittura col nuovo impianto misceliamo noi e vendiamo già il carburante pronto per le pompe.